Di Tizio, oggi ribadite ancora una volta il no ad Ombrina Mare ed il sì al Parco della Costa Teatina. Perché? Sì, per il fatto che Ombrina Mare è una negazione per lo sviluppo economico e ambientale dell'Abruzzo, il parco è un volano per lo sviluppo. Ci sono 7 grandi associazioni, WWF, Lega Ambiente, Italia Nostra, LIPU, FAI, ARCI e CAI, che presentano un dossier che si chiama significativamente la Costa delle Trivelle, dati e numeri sulle derive petrolifere in Abruzzo. Una situazione un po' meno peggiore rispetto a qualche anno fa, grazie alle vittorie che il movimento ambientalista ha avuto in questi anni, ma comunque gravissima e di grossa preoccupazione per la regione Abruzzo. Noi chiediamo che tutti gli attori del territorio, i politici a livello nazionale, la regione e i sindaci facciano ciascuno per le proprie competenze un passo avanti per salvare l'Abruzzo dalla deriva petrolifera e soprattutto per regalare all'Abruzzo uno sviluppo economico diverso che può portare benessere e può rilanciare l'economia del territorio. Ai comuni chiediamo l'immediata perimetrazione del Parco della Costa Teatina affinché possa produrre i suoi effetti contro la petrolizzazione. Alla Regione chiediamo un piano sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e nello stesso tempo una legge sul consumo di suolo e realtà concrete verso un modello di sviluppo sostenibile. E ai parlamentari abruzzesi chiediamo di uscire fuori dall'impasse che si è creato dopo lo Sblocca Italia affinché mettano in campo, attraverso un Green Act vero, delle azioni correttive allo stesso Sblocca Italia che portino il Paese e l'Abruzzo fuori dalla deriva petrolifera e puntino a un piano strategico nazionale che metta in rilievo una tendenza mondiale che è quella che sta puntando sulle rinnovabili.